i ministri degli interni. Per Asia, la cattolica, andava bene una lurida prigione, le sofferenze, la solitudine, la morte. Masa è riuscita a conservare la sua anima, il suo ruolo di donna, che per i cattolici ha pari dignità con quello dell'uomo, per gli islamici è di sottomissione e basta. Aisha purtroppo ha venduto la sua anima, Aisha Silvia Romano. Tra la morte e la sottomissione ha scelto l'ultima. E non ci interessa giudicare o dire con presunzione noi cosa avremmo fatto al loro posto. È certo però, e lo dicono i fatti, lo dice la storia ancora una volta, che tra le due donne simbolo di questi anni, una è rimasta libera, l'altra no. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.